Per dire, Stefano. Allora, qui il discorso è molto ampio rispetto alla sintesi che si può fare, perché una sintesi nel discorso economico di questa provincia, di questa città, non si può fare. Allora, io mi aggancio a quello che ha detto il vice sindaco, il Borghi. Qui c'è stato un momento che questa città aveva dei grossi imprenditori, vediamo il Paoletti, vediamo Lorenzini, però questi grossi personaggi alla fine hanno voluto tenere le redini in mano loro e quindi non si sono trasformati. Lo stesso Lorenzini era un colosso d'Italia, però voleva tenere tutto in mano lui, la nazione si stava trasformando, entravano gruppi economici anche esteri. Allora, questo, il danno di questa terra è stato, e noi siamo voluto da un certo periodo di questa nostra storia, uno sviluppo violento dal punto di vista edilizio a questa città, quando si poteva gradualmente darlo. Allora, noi ci siamo salvati esclusivamente perché? Perché un certo settore dell'agricoltura, quasi tutti i settori dell'agricoltura, bene o male, producono e producono PIL. Poi c'era il settore dell'indotto, ipotesi aviazione, esercito, i dipendenti dell'ASL, 1000 dipendenti, il comune, la provincia. Ora, questo discorso non si può più fare perché è tutto bloccato. Cioè, se noi si deve assumere, se il comune deve fare un investimento e dire questi giovani assumiamo, non si può più fare. No, oltre ad essere proibito, abbiamo un sacco di debiti e quindi bisogna rimediare innanzitutto ai debiti. Allora, qual è il problema? È che noi nel passato non siamo delle persone che si è camminato con le nostre gambe, ma noi siamo stati 30 anni a dire la Grosseto Siena ancora non è finita, siamo stati la Grosseto Lazio, le fabbriche come facevano a venire qui a produrre, che i collegamenti non erano veloci, non ci venivano, chiuse le 4-5 aziende grosse, ora ci troviamo le ultime 3 in crisi. Allora, te hai detto una cosa giusta, il ministro della difesa, io lo so per certo, l'ho sentito a mie orecchi, la spending review, la revisione della spesa non comporta tagli indiscriminati, comporta dove non producono nella difesa, quello si leva, quella gente non si manda a casa, certo non se ne assume e si mette in altri settori. Però la Mogherini è come il ministro, Pinotti, il ministro della difesa Pinotti ha detto c'è un grosso investimento di 5 miliardi nella marina. Noi dobbiamo andare a battagliare che questa rovine non deve chiudere, che lei deve ristrutturare, se ristruttura le navi nuove, le rifà nuove e butta, deve buttare anche qualcosa nei nostri gommoni, che l'eroine si chiamava plastilene, qui non c'è il tassi, l'eroine è dannata come plastilene, cioè la plastica è stata inventata in questa città, non esisteva in Italia, l'hanno inventata qui. E allora come si fa a non far capire al ministro che qui questa azienda va salvata a tutti i costi? E come si salva? Dandogli lavoro. Cioè 50 sono già in cassa integrazione, 50 rischiano di chiudere tutto. Allora, un'altra azienda chiusa, la Mabro è un po' diverso. La gente deve venire, se vuole investire, deve avere qualche soldo per investire, un po' venire, se no io e Pisani si può prendere anche noi la Mabro. Se ci danno... qui viene gente, vuole prendere le cose e non hanno da lira. È diversa dalle ruini, per le ruini ci potrebbero essere delle commesse che il ministro della difesa ce le può dare. E allora io chiedo all'amministrazione, lo chiedo ufficialmente, qui si va in streaming, che il ministro della difesa, già che ora il PD ha preso il 41% dei voti, faccia vedere un po' di buona volontà anche in questa terra dove i cittadini vi hanno premiato. Sbaglio, si può fare questa richiesta? E allora, siccome noi facciamo anche delle eccellenze, non andiamo a prendere la roba fatta in Corea, le macchine le nostre vengono dalla Corea, quell'altro vengono dalla Corea, ma noi abbiamo inventato tutto dal punto di vista tecnologico, a noi non ci ha insegnato niente nessuno. E allora noi, se dobbiamo fare la divisione della spesa, c'è dei settori improduttivi, certo uno mi stia per aprire il cancello alla caserma, mi sta 4 persone, aprire il cancello della caserma quando uno con passe entra e stanno lì alla garrita, quello si può eliminare, la revisione della spesa io intendo questo, non che si mandano a casa, mi viene a fare un altro lavoro nel settore e quando va in pensione dovrebbe, la legge Fornero dovrebbe valere anche per i militari. La legge Fornero non vale né per l'aviazione, né per l'esercito, né per la marina, né... perché dopo 30 anni vanno col massimo. E allora quando vanno in pensione si riduce. Se ti andate in pensione col massimo,
con 30 anni di lavoro e basta, perché ogni 3 anni ti scatta uno, allora non si prende più le persone, si fa con quello che si ha. Ora te mi entri in un altro argomento. Io entro in un altro argomento perché qui si sta chiudendo tutte le fabbriche, sì. E io ho fatto una domanda ben precisa e smetto perché sennò parlerei 10 ore, al vice sindaco, che poi riferisca anche al sindaco, e mandi una nota al ministro della difesa e spieghi cos'era l'Eurovinyl, com'è nata e cos'è l'Eurovinyl. Non si può chiudere una fabbrica dove ha inventato, a Grosseto abbiamo inventato la plastica, i gommoni. C'erano le persone che entravano dentro i gommoni, lo dico perché un'amica mia era magrina, piccina, ha lavorato anche l'Eurovinyl, per fare saldare dentro il gommone, quando entrava e saldavano, bisognava essere magri, esilini. E questo bisogna dirlo, è una cultura nostra, qui si sta distruggendo tutto, si aspetta che vengano di fuori cosa? Che i tedeschi comprano un piatto di verdure e vogliono 2 piatti. Parliamoci chiaro, stiano a casa sua se vogliono venire a fare il turismo qui e pagare niente, stiano a casa sua, non c'è bisogno dei tedeschi.